La senti questa voce? Chi canta l'amore? La maglia d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa 72esima puntata di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa. Buon lunedì 21 gennaio, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, Bari che dopo 20 giornate conosce purtroppo anche il sapore della sconfitta, Cittanova, la squadra di Cornacchini, ne prende 3 e dice addio al sogno imbattibilità. Puntata odierna dedicata ai commenti e all'analisi del match dei biancorossi contro i ragazzi di Mister Zito. Ascolteremo le interviste del postgara e avremo con noi uno dei protagonisti della partita di ieri, probabilmente il migliore in campo. Come al solito non sono solo per vivere al meglio questa puntata del lunedì di Tanto Non Capirai, con me come sempre Luca Deleteris. Ciao Luca, ben trovato. Ciao Nicola, buon pomeriggio, buona settimana a te e a tutti i tifosi del Bari. Tifosi del Bari che immagino saranno un pochino leggermente arrabbiati, anche se è meglio non fare assolutamente drammi. Tifosi del Bari che possono chiamarci al 388-636-3965, ripeto 388-636-3965, oppure ci potete inviare i vostri messaggi tramite il servizio WhatsApp al 340-451-8927, ripeto 340-451-8927 per i messaggi WhatsApp, oppure scriveteci sulle nostre pagine social o sulla nostra chat di Spreaker. E veniamo subito al sondaggio che ovviamente riguarda la partita di ieri. Quello che vi chiediamo è: prima sconfitta stagionale del Bari, ovviamente campanello d'allarme o semplice passo falso? Perché penso sia questo il dibattito al momento per quanto riguarda il Bari. Un campanello d'allarme, bisogna pesarla questa sconfitta, oppure un semplice passo falso, una partita andata così, una giornata storta? Allora, ci siamo lasciati ieri pomeriggio nell'intervallo della partita. Intanto c'è subito un amico in linea, ma non penso ci possano. Anzi, proviamo. Comunque c'è un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao, sono Vincenzo da Caserta. Ciao Vincenzo, benvenuto. Vorrei intervenire in diretta. Sei già in diretta, vai, ti stiamo ascoltando, vai. Ciao Nicola, ciao. Comunque, volevo dire, ieri è stata una prestazione bruttissima, perché è la conseguenza di quello che stavamo facendo, perché comunque alla fine giocare sempre male, alla fine ti porta inevitabilmente ad una sconfitta. Il problema è unico, perché con Bonzoni, che ieri ha giocato solo lui a centrocampo, perché lui è l'unico centrocampista ieri che stava disponibile, perché abbiamo giocato con un 4-1-1-4, perché Zangella a Pisa, no, visto che il padre, io conosco il padre perché ha una pizzeria lì a Pisa, ha sempre fatto la mezzala. Ieri improvvisamente ha iniziato a fare il centrocampista a fianco a Bonzoni. Ed è una cosa proprio ridicola, con un unico Bonzoni che ieri dall'altro è inesistente, stato perché è stato sempre completamente. Cioè, il Bari ha bisogno assolutamente di un centrocampista. Stamattina Matteo Scala ha detto che il Bari sta bene così. Ha detto pure che la colpa, ieri, un po' di colpa è anche del terreno di gioco. Mi sembra di rivedere il fatto dei desiderio. Gli alibi. Ma io che non penso. Vabbè, Vincenzo, prima di chiudere, una curiosità mia al volo. Tu sei di Caserta, tifi Bari, perché? Brevemente. Come mai? Tipo Bari da tantissimo tempo, così all'improvviso è stata questa cosa. Perfetto. E mi sono trovato così, stavamo scherzando con degli amici, io seguivo un po' il Napoli perché comunque per di qua, però non è che ero accanito. Mi disse: no, guardi, mo da oggi poi ti vuoi fare così per scherzo, e andiamo a vedere un po' di partite. All'epoca stava Materazzi in panchina, facevamo ancora più schifo, poi è venuto Gold e è iniziato a divertirti. Va bene, grazie Vincenzo, continua a seguirci. Beh Luca, bella storia questa. Si inizia a tifare Bari per scherzo lì a Caserta e poi si diventa super tifosi del Bari. Beh, assolutamente sì, ci fa piacere insomma sapere
che anche in una città come Caserta, ecco, si, con il Napoli seguono, a pochi passi, esatto, si seguono i nostri colori nonostante la presenza di una squadra importante e blasonata come il Napoli. Come il Napoli. Allora, dicevamo, cerco di concludere la mia disamina. Dicevamo, ci siamo lasciati ieri dopo che il Bari aveva appena subito il gol del pareggio, eravamo nell'intervallo, avevo chiesto attenzione e concentrazione nel secondo tempo, purtroppo però nulla di questo è avvenuto. Ieri, subito dopo il fischio finale, ho preferito non fare nessun commento sulla mia pagina Facebook, come invece faccio di solito da svariati anni. Perché sarebbe stato troppo facile, dopo una sconfitta, puntare l'indice contro Cornacchini, contro i giocatori, come poi molti hanno fatto. Quello che non va in questi Bari, io lo sto, ma anche Luca, lo stiamo sottolineando da mesi, sono mesi che diciamo che questa squadra non ha un gioco, che questa squadra si affida solo ai calci piazzati e alle ripartenze. Difatti anche ieri siamo andati in gol in quella maniera lì, con l'Angella, dopo un calcio piazzato. Appurato che questa squadra non ha gioco, se viene a mancare anche l'intensità, la concentrazione soprattutto, perché ieri è mancata la concentrazione sui gol subiti, e viene a mancare poi anche la giocata del singolo, questo Bari può perdere tanto potenziale, ma poi può perdere anche le partite, come è successo ieri, perché se non sei concentrato e non sfrutti le tue maggiori qualità tecniche, la partita la perdi. L'hai persa a Cittanova, ma se si dovesse, speriamo di non ripetere, questo tipo di prestazione, potresti perdere anche con l'ultima in classifica. Quindi poi se ci mette anche, come diceva giustamente Vincenzo, anche Cornacchini con i suoi cambi e con le sue idee tattiche discutibili, può capitare anche di andare in sofferenza a centrocampo, come è successo ieri, perché col cambio, insomma, penso che dopo ascolteremo Cornacchini, ha parlato di rischi, ma lì non puoi rischiare, perché è vero che devi cercare di vincere, però poi devi anche cercare di non perdere la partita, soprattutto se è davanti a un avversario che ti sta mettendo sotto dal primo minuto del secondo tempo, comunque dopo il gol del pareggio. Spero si sia trattato solo di un episodio, anche se comunque gli osservatori più attenti diciamo che hanno notato da mesi un'involuzione del Bari. Diciamo che le prossime 2-3 partite ci daranno una risposta se si tratta di un'involuzione, speriamo di no, oppure semplicemente di un periodo, di una partita storta. Luca, cosa aggiungiamo? Tra l'altro molto interessante anche la considerazione che faceva Vincenzo sul centrocampo a due. Sì, diciamo che nel primo tempo, tutto sommato, l'abbiamo commentato ieri, sì, il Bari ha fatto il suo gioco, diciamo così, ma secondo me è stato fortemente penalizzato da un atteggiamento tattico che è cambiato nella ripresa con l'uscita di Amlili e, come ricordava il radioascoltatore, lo spostamento di Langella, che praticamente da fare la mezzala è andato a fare il centrale, praticamente quel ruolo di cui parlavamo venerdì in trasmissione, dicendo che quando ipotizzavamo la formazione, chiaramente con l'Angella sarebbe stato più un 4-3-3 che un 4-2-3-1, proprio per quelle che sono le caratteristiche di l'Angella, e secondo me l'uscita di Amlili, ma soprattutto questo spostamento, ha fortemente penalizzato il Bari nella ripresa, oltre chiaramente a qualche errore da parte di Marfella in occasione dei gol subiti. Diciamo che possiamo concludere questa piccolissima parentesi in due modi: iniziano a diventare troppe le partite sbagliate da Cornacchini, e stanno diventando anche troppe le partite sbagliate e i gol subiti da Marfella. Questo sì, è un dato oggettivo, penso. Sta sbagliando in qualche occasione, e in qualche occasione di troppo, questo sì, va detto assolutamente. Come abbiamo oggettivamente detto, che ha fatto un grandissimo girone d'andata, ha parato calcio di rigore, tanti interventi importanti, però è giusto sottolineare che in quest'ultimo periodo ha commesso qualche errore, poi voglio dire, ci può stare. Sì. Allora, vado con i messaggi sulla nostra chat. C'è Daniele che ci scrive: ciao Nicola, commentare nei vari social le lacune della squadra non è critica ma preoccupazione. Se saremo promossi nelle ultime 3-4 partite, secondo me è un mezzo fallimento. Quindi Daniele chiede la promozione anticipata, basta che ci andiamo in Serie C, questa è la cosa più importante. Poi Francesco: è preoccupazione la nostra, comunque a prescindere da tutto Cornacchini è arrivato alla frutta, ho l'impressione che la squadra ha iniziato a non seguirlo più. No, questo non credo, io penso che magari ci può essere qualche problemino nella gestione del gruppo. Secondo me con Brienza le cose non vanno, sono sempre impressioni, non vanno alla grandissima, quindi se non va il rapporto col capitano, con l'uomo simbolo, di conseguenza
ci possono essere anche delle ripercussioni sul resto del gruppo, ma non penso che la squadra non segua più il mister, sarebbe insomma abbastanza sarebbe deleterio, diciamo, sono primi, in questo momento della stagione hanno un piede e mezzo in Serie C, quindi a questo punto poi magari si conquista l'aritmetica e poi ne parliamo, però al momento con la promozione è ancora tutto da conquistare, sarebbe comunque stupido secondo me. Nicola, ti leggo un paio di messaggi al volo. Sì. C'è Boris che ci scrive: la sconfitta di ieri bisogna pesarla bene, da un paio di partite il Bari non ha gioco idee, se a questo si aggiungono le scelte sbagliate di Cornacchini, come per esempio inserire in campo Iadaresta o stravolgere i cambi e sbagliarli, abbiamo detto tutto. Non ho capito perché schierare Brienza in quella posizione, vedo un atteggiamento sbagliato e insufficiente da parte dei nostri calciatori. Poi c'è un messaggio da parte di Vicky 978 che ci scrive: ciao ragazzi, secondo voi questa sconfitta può dipendere anche dalla preparazione approssimativa che abbiamo effettuato? Zero raddoppi e poca brillantezza nelle ultime partite. Ma secondo me no, secondo me è più un discorso mentale, perché abbiamo visto soprattutto errori di concentrazione. Sì, gli errori di concentrazione. Penso anch'io che più che diciamo delle difficoltà a livello fisico sia stato proprio un problema di approccio, nel senso che comunque in una stagione dove non perdi neanche una partita diventa qualche difficile mantenere alto sempre il livello di concentrazione. È chiaro che non dovrebbe succedere a dei professionisti, però diciamo si può sbagliare anche da questo punto di vista. Dopo il gol del vantaggio, dopo le due occasioni sprecate da Floriano, lì magari anche inconsciamente pensi: vabbè, dai, questa l'abbiamo già vinta, lo facciamo ed è finita. Invece, purtroppo, bisogna considerare che ci sono anche gli avversari. A proposito degli avversari, diamo un po' un'occhiata a quello che è successo nelle altre partite, quindi risultati di questa terza giornata di ritorno: Castrovillari-Troina 2-1. Città di Messina, Nocerina 0-1, Cittanovese Bari 3-2, Gela Portici 1-2, Locri Roccella 1-0, Marsala Messina 1-1, Turris San Cataldese 2-0, giocate sabato, Vigia Virtus Palmese 0-2, Acireale Rotonda 2-0. La classifica parla di un Bari a 49 punti, Turris 40, quindi ritorna il più 9 tra Bari e Turris, Massala 32, insomma via via tutte le altre. Prossima giornata, che è la quarta, prevede Bari e Gia Virtus, quindi giocheremo contro la penultima. Gia Virtus solo 14 punti in classifica, mentre la Turris va a giocare con l'ultima in classifica, col Rotonda, quindi sono partite sulla carta abbordabili sia per la prima che per la seconda in classifica. Vi ricordo il quesito odierno: prima sconfitta stagionale, campanello d'allarme o semplice passo falso? Chiamateci al 388-636-3965 oppure inviateci i vostri messaggi tramite WhatsApp al 340-451-8927. Aspettiamo anche i vostri messaggi sulla nostra chat di Spreaker. E ora colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it online, come ogni post gara, il sondaggio che permette ai nostri utenti di votare i tre migliori in campo del Bari. Ieri impresa assolutamente molto molto difficile scegliere i tre migliori o in meno peggio del Bari. Luca, i nostri utenti chi hanno scelto? Beh, i tre più votati sono Floriano, Nannini e Simeri, che in effetti è entrato abbastanza bene in partita, è entrato ecco nell'azione del gol, sì, nel gol di Nannini. Intanto c'è un messaggio parecchio lungo, sempre da parte di Vincenzo, credo sia lo stesso radioascoltatore che ci ha chiamato in diretta. Sono sempre Vincenzo, volevo anche dire un'altra cosa: Cornacchini ha tutte le colpe, ma non c'è nessuno che dice che ha sbagliato. Luigi, credo si riferisca al presidente, manca a Bari da un mese almeno e la sua assenza fa fare a loro ciò che vuole. Chiarisco, a fine partita un presidente vero sarebbe andato nello spogliatoio e avrebbe detto a Cornacchini di cambiare e ad alcuni calciatori che o cambiano o strappa i contratti, perché è lui che comanda, non certo Matteo Scala. Però perché Luigi non va in trasferta mentre in casa viene sempre? È l'unico presidente del mondo che fa questo. Poi si va a vedere il Napoli al Liverpool, deve far capire chi comanda, se no fanno tutti ciò che vogliono. Messaggio duro da parte di Vincenzo. Sì, vabbè, qualcosa. Allora, diciamo che il presidente Luigi De Laurentiis non va in trasferta, allora ha risposto per questione scaramantica, visto che la prima partita iniziò appunto con la vittoria Messina 3-0, lui per scaramanzia non ha seguito più le partite del Bari. Può essere vero, può essere non vero, però la motivazione è questa, quindi la prendiamo per buona. Per il resto, sul farsi sentire, ragazzi, Luigi De Laurentiis
è un gentleman, Luigi De Laurentiis è una persona per bene, non è quel presidente che va a fare le sparate negli spogliatoi, cioè avrei visto più il padre a fare queste cose, sì, qui, però sì. Non mi sembra il tipo che va nello spogliatoio inizia a urlare, quindi non me l'aspetto, cioè non penso che Luigi De Laurentiis, tra l'altro è alla prima esperienza come presidente, quindi non mi sorprendo, magari ci vorrebbe anche lo stesso Scala, anche lui è giovane, però magari in alcune situazioni, però ripetiamo, parliamo della prima sconfitta in campionato, non sono discorsi che magari si potrebbero fare, speriamo di no, o andrebbero fatti in altre situazioni, ma la squadra che perde dopo 20 giornate una partita ci può anche stare, arrivare addirittura a questo mi sembra un po' eccessivo. Intanto c'è un altro amico in linea, ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Pronto? Ciao Nicola, sono Daniele. Ciao Daniele, vai, sei in diretta. Sì, Nicola, in merito appunto alla riflessione che ha fatto il bravissimo Vincenzo, io mi scappa qualcosa che mi è sfuggito probabilmente. Quando è stato acquisito il Bari, è stata una forzatura del sindaco ad andare a prendere da Laurentiis, o è stata una volontà di Laurentiis? Grazie, ciao. Ciao, oggi ci volete mettere proprio in difficoltà con queste domande. Una forzatura, io dico che col tempo si capirà meglio questa situazione, dico soltanto che no, parlare di forzatura no, c'è stata questa scelta del sindaco, basta, per il momento non possiamo aggiungere altro, c'è stata questa scelta, ottima scelta, perché tutti abbiamo esultato dopo che il sindaco pronunciò il nome di De Laurentiis, quindi tutti d'accordo. Poi sul perché ha scelto De Laurentiis non lo so, sicuramente c'è un feeling, questo l'abbiamo detto anche in altre puntate, non è una novità, un feeling tra De Caro e i De Laurentiis, un feeling ancora più grande tra il partito di De Caro e i De Laurentiis, Aurelio De Laurentiis, e questa è una notizia di dominio pubblico, l'abbiamo già detto, è uno dei principali finanziatori del Partito Democratico, punto, è una notizia, poi ognuno fa le sue deduzioni. Andiamo avanti, parlavamo dei singoli, leggiamo ora le pagelle di orgogliobarese.it, pagelle ovviamente non belle. Marfella 4,5, Aloisi 5,5, Caccioli 4,5, Di Cesare 5, Nannini 6, Amlini 5,5, Bolzoni 4,5, Langella 5,5, Neglia 5,5, Iadaresta 4,5, Floriano 5,5, Simeri 6, Brienza 5. Luca, mi soffermerei, non abbiamo fatto sino ad ora, sulla prestazione di Iadaresta. L'abbiamo detto ieri nel primo tempo, lo mettemmo tra i peggiori, secondo tempo forse anche peggio rispetto al primo. Cioè, non convince questo ragazzo, probabilmente anche perché non viene messo nelle condizioni di rendere al meglio. Sì, credo che sia questo il punto, proprio c'è uno sviluppo della manovra offensiva che non è l'ideale per un attaccante come Iadaresta, molto probabilmente. Simeri, diciamo che da questo punto di vista si adatta meglio a quelle che sono le necessità di questa squadra, il modo di giocare di questa squadra. Per quanto riguarda le tue pagelle, diciamo, sono assolutamente condivisibili, probabilmente anche mezzo voto in meno ad Aloisi per quello che è stato l'errore grave sul primo gol tra lui e Caccioli, ribadito anche da Cornacchini nel post partita, e magari mezzo voto in più a Brienza, ma no. Anche lui ha fatto poco, diciamo, anche se in una posizione magari non proprio ideale, come sottolineava qualche ascoltatore. Brienza al 5 ci sta tutto, ora dobbiamo essere anche obiettivi nelle cose. Brienza non ha fatto assolutamente niente, sbagliò 2-3 controlli, no, tutto il bene che vogliamo a Ciccio, però anche lui ieri ha giocato male, anche se ha giocato poco e non nelle condizioni ideali. E ora diamo un'occhiata a qualche articolo di giornale oggi in edicola, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Il Bari scende sulla terra, Cittanova primo stop, va in vantaggio che commette tanti errori, sconfitta meritata. Cambiamo giornale, andiamo sulla Gazzetta dello Sport. Bari che caduta, Cornacchini sereno, niente drammi, capo Cittanova dopo 19 gare, articolo di Franco Cirici, secondo il giornalista Franco Cirici il migliore è Nannini, autore del secondo gol. Io penso di essere d'accordo con questa notizia. Intanto una notizia di mercato dell'ultima ora, riportata da tutto Mercato Web, secondo la testata online specializzata nel calciomercato, il Bari sarebbe molto vicino al portiere Andrea Belussi, classe 98, che ha giocato questa prima parte di campionato nel Savona, dove ha raccolto 9 presenze
secondo tutto il mercato web è imminente la firma con il Bari. Luca, come vediamo questa eventuale, diciamo ancora, non c'è ancora l'ufficialità, questo eventuale arrivo di Belussi, classe 98? Qualcuno sul forum di orgogliobarese.it ha iniziato a commentare scricchiola la fiducia nei confronti di Marfella, che ne pensi? Beh, non so se scricchiola, ma è chiaro che magari fino a questo momento Marfella non ha avuto, ecco, anche lo stimolo di dover dimostrare il suo valore, perché magari sentiva di essere al sicuro per quanto riguarda il suo posto da titolare. È giusto, secondo me, metterlo in discussione, magari affiancargli un portiere. C'è anche Siaulis, sì. Diciamo che lui è stato male per diverso tempo, quindi penso che comunque Marfella abbia consolidato la sua posizione, le gerarchie per quanto riguarda ecco il ruolo di primo portiere. Però magari ci si fidano di questo giocatore che stanno cercando di prendere, quindi magari potrebbe essere un modo anche come un altro di metterlo in condizione di giocarsi il posto con Marfella, ed è giusto che sia così. Intanto Michele sulla nostra chat ci scrive: buongiorno ragazzi, secondo voi cosa ha provocato questa sconfitta? Secondo me fisiologica, va bene il gioco non bello, ma stiamo esagerando. Infatti il Bari continua a peggiorare di partita in partita dal punto di vista estetico. Cosa l'ha causato? L'ho detto prima, quando non sei concentrato e non riesci a fare neanche più la giocata come è avvenuto anche in altre circostanze, poi la partita la perdi. E ieri il Bari non è stato né concentrato e non ha provato neanche a far valere il proprio tasso tecnico superiore. Ora facciamo un passo indietro per ascoltare cosa hanno dichiarato a fine gara i protagonisti del match. Partiamo dal tecnico della Cittanovese Domenico Zito, poi ascolteremo mister Cornacchini e infine il difensore biancorosso Luca Caciori. Parole raccolte da Antenna Sud. Tanto non capirai. Sicuramente siamo stati abili a non far emergere le grandi qualità del Bari. Questo era comunque ciò che ci eravamo concentrati e preparato durante la settimana. E poi siamo stati abili a cambiare qualcosina, perché non potevamo schierarci in maniera troppo offensiva contro questa super corazzata. Però abbiamo sempre cercato di mantenere l'intensità alta, perché sulle ripartenze sapevo di avere un gruppo davanti che riusciva a mettere in difficoltà anche gente di un certo livello. Così è stato. Certo, il fatto di tenere ancora Crucitti tra le linee quando loro sono passati al 4-2-4 per cercare ovviamente di vincerla loro ci ha aiutato tanto. Sì, io Francesco l'ho avuto 3 anni alla Regina nel settore giovanile, poi una volta che la Regina non ha fallita lui è passato da De Laurentiis al Napoli in primavera, poi una volta che doveva fare l'esperienza in prima squadra ha preferito venire dal suo maestro, lui dice, è un calciatore che io prevedo un futuro roseo, perché se riesce ad essere più riflessivo nelle conclusioni, questo diventa un calciatore che fa male a chiunque. Stavamo per passare alla storia solo per il confronto e per l'organizzazione dell'evento, perché dobbiamo esaltare e ringraziare la società per quello che ha fatto ospitando un pubblico che merita la Serie A. Io ho avuto la fortuna di giocare nel settore giovanile quando ero alla Regina con il Bari, è un'organizzazione tale che deve stare nel calcio di un certo livello. Addirittura vincerli, essendo i primi ad averlo fatto e credo probabilmente anche gli unici, per noi è un qualcosa di storico. Tanto non capirai. Sia una partita particolare, nel senso che gli episodi, come tutte le partite, poi fanno la differenza. Secondo me abbiamo fatto il primo tempo con una buona intensità, creando anche secondo me diverse occasioni da gol, perché ne abbiamo avute altre due oltre al gol importanti, lo stesso con Floriano che non è stato molto fortunato, e poi ha preso un gol che si poteva assolutamente evitare al 45esimo del primo tempo che dà fastidio, perché è un gol dove hai preso un giocatore, è partito in pratica quasi sotto dalla panchina mia, è arrivato fino alla parte opposta dove mancavano 20 secondi alla fine, quindi la gestione è una gestione purtroppo probabilmente sbagliata da parte nostra, no? Se manca 20 secondi alla fine, 30 secondi alla fine, tu la gestione la devi fare diversamente, sul fallo laterale devi tenere palla, devi perdere un pochettino più di tempo. Poi dopo l'episodio della punizione, probabilmente lì c'è stato un errore da vedere, quindi qualche fastidio è arrivato.
però insomma anche lì abbiamo cercato di ricreare qualche occasione, l'abbiamo creata anche con Angela, che mi sembra che abbia avuto una palla importante per poter fare gol. Gli episodi ci hanno condizionato, però ci vuole serenità. Io cercherò assolutamente di dare massima serenità a tutta la squadra, perché bisogna che sia così, perché è normale che probabilmente non so quando doveva arrivare la sconfitta, è arrivata adesso, e quindi si va avanti, insomma, cercheremo di ribaltare subito la domenica il discorso e poi andremo a Torre del Greco a giocarci la partita tranquillamente, serenamente, come è giusto che sia. 0-0, mi sembra che stesse 1-1 e io volevo vincere la partita. Amlili era ammonito, quindi rischiava probabilmente di essere buttato fuori. È un rischio che un allenatore corre, no? Se tu vuoi vincere la partita, devi cercare di, soprattutto perché in questo campionato qui tu sei condizionato dai giovani, quindi è chiaro che devi trovare lo spazio per se vuoi rimanere con quattro punte grandi, devi assolutamente fare un cambio del genere. Soprattutto poi perché Zaccaria Mlili era ammonito, quindi ho rischiato, ma mi sembra che per uno che fa calcio sia veramente una cosa normale, a meno che non sei veramente la Juventus, che non perde mai. Però insomma ci sta che nell'arco di un campionato, purtroppo dico, una sconfitta può accadere. Tanto non capirai. Una squadra come la nostra il primo gol non lo deve mai prendere, manca un minuto alla fine e soprattutto non dobbiamo mai prendere il terzo gol, perché manca 20 minuti alla fine sul 2-1, la potevamo rimettere insomma in sesto la partita tranquillamente. Ecco. Sì, come ho detto, mancava un minuto alla fine, sicuramente una squadra esperta come la nostra non deve prendere quel gol, però insomma dopo avevamo avuto anche la possibilità di riandare in vantaggio, quindi come ho detto, secondo me l'1-1 e il 3-1 potevamo evitare, soprattutto il 3-1 secondo me, dopo che ha preso il 2-1 dopo 5 minuti, manca ancora tanto tempo, insomma manca 20 minuti, quindi potevi rimetterla in piedi tranquillamente. Ha fatto anche, insomma, anche il portiere, credo che è stato bravo, insomma, i gol si fanno, i gol si sbagliano, quindi come dire, ripartiamo con tranquillità, ecco. Insomma fa bene, perdere non fa mai bene per me, però come ho detto oggi ci abbiamo messo, come ho detto, molto del nostro, ecco. Abbiamo concesso anche poco, sinceramente, insomma, sono stati tre gol un po' particolari, ecco. Finire un campionato imbattuti è difficile, quindi insomma tutti ci speravamo, è inutile negarlo, tutti ci speravamo di andare avanti il più possibile senza perdere, è successo, in un campo difficile, contro una buonissima squadra, quindi ripartiamo con serenità, abbiamo un buon vantaggio, domenica giochiamo in casa nostra, poi andremo a affrontare una partita importante, comunque pensiamo a domenica con tranquillità, ecco. Tanto non capirai. E queste le interviste del post gara, ma siamo giunti allo spazio dedicato all'approfondimento per commentare nei dettagli quanto accaduto ieri al Monreale Proto. Abbiamo con noi uno dei protagonisti del match, secondo me il migliore in campo. Sto parlando dell'attaccante numero 11 della Cittanovese, Francesco Napolitano. Ciao Francesco. Salve. E grazie per aver accettato il nostro invito. Salve a tutti, grazie a voi. Con me anche il collega Luca Deleteris. Ciao Francesco, benvenuto. Grazie, salve. Allora, se avete domande da rivolgere a Francesco Napolitano, scriveteci sulla nostra chat o inviate i vostri messaggi al 340-451-8927. Allora Francesco, hai giocato uno scherzo niente male ai De Laurentiis. Sì. Ai De Laurentiis. Sì. Per chi non lo sapesse, Napolitano è un prodotto della cantera del Napoli. Sì, sono stato al Napoli un anno in primavera. Prima ho fatto il settore giovanile anche qui a Reggio Calabria, 2 anni con la Regina, poi un anno a Reggio Emilia, un anno in primavera a Napoli, e questo è il mio secondo anno qui, e ieri è andata davvero bene, non solo per me ma per tutta la squadra, è stata davvero una cosa grandiosa contro una squadra così blasonata come il Bari. Ecco, tu sei un classe 99, quindi ovviamente un under, anche se ieri sembravi un veterano. Parlaci un po' di te, le tue caratteristiche, magari i tuoi pregi e dove devi migliorare. Ieri abbiamo visto un gran controllo di palla e anche una velocità niente male. Altri tuoi pregi, invece, quali sono i tuoi limiti, se ce li hai? Sì, come hai detto tu, i miei pregi sono appunto la velocità e il controllo di palla, però di sicuro devo migliorare sotto altri punti di vista, magari devo riuscire a vedere più la porta. E forse questo è il mio piccolo limite.
però io ci sto lavorando da tanto, lavoro tutti i giorni per cercare di migliorarmi e di arrivare sempre più in alto. Sei un ragazzo giovane e promettente, qual è il tuo sogno da calciatore? Dove puoi arrivare? Ieri il tuo tecnico Zito ha speso delle parole bellissime per te, ha parlato quasi di un giocatore che può quasi non precludersi nulla, che può arrivare anche molto molto in alto. Il tuo sogno qual è? Il mio sogno sarebbe quello di giocare ad alti livelli, poi credo questo è il sogno di chiunque inizia a giocare a calcio. Io non mi precludo niente, come ha detto comunque anche il mister, e cercherò, come ho detto prima, di lavorare tantissimo per arrivare poi dove posso arrivare. Adesso non so, con precisione, spero il più alto possibile. Francesco, ieri non hai segnato, ma come ricordava Nicola, sicuramente hai trascinato la tua squadra, bellissima l'azione del primo gol. Riviviamola insieme. Ti chiedo se i giocatori del Bari in quell'occasione sono stati un po' troppo morbidi con te, lasciandoti andare via. Sì, forse potevano fermarmi al centrocampo, magari pure con fallo tattico, non lo so, però comunque o forse non ti aspettavano che potessi arrivare così lontano con la palla e quindi non mi hanno fermato prima con fallo, non lo so, forse sono stati leggermente morti, però comunque meno male, poi mi è andata bene sul finire dell'azione che ho vinto il rimbalzo ed è arrivato il gol. Bellissimo anche il passaggio sul secondo palo per il tuo compagno di squadra, che tra l'altro si sta rivelando anche un ottimo attaccante. Parliamo dell'attaccante argentino, che io il nome non lo memorizzerò mai. Guido Abayan. Ecco, un bomber di categoria, ma forse anche qualcosina in più, che dici? Sì, io mi trovo benissimo con lui, è già da inizio anno, poi tra l'altro lui aiuta molto la squadra, non è il solito attaccante che resta lì, dà una grandissima mano e a me mi aiuta moltissimo. Venendo alla partita, risultato giusto, magari ti posso chiedere come si batte la corazzata a Bari, perché la vostra è stata un'impresa, speriamo unica, ma per il momento in questo campionato solo voi siete riusciti a battere il Bari. Come si batte una squadra del genere? Secondo me con tantissima determinazione e poi un pizzico di fortuna, perché comunque ci sono giocatori di altissimo livello, anche ieri loro potevano anche ad esempio sull'1-1 hanno avuto una grandissima occasione, il nostro portiere ha fatto una grande parata, ma noi abbiamo rischiato quel poco che è normale rischiare con una squadra come il Bari. Sono davvero dei giocatori, credo, formidabili, e quindi noi abbiamo fatto qualcosa di grandioso, di veramente grandioso, ma tutti, a partire da chi ha giocato di meno a chi non è entrato, tutti davvero un qualcosa di grandioso abbiamo fatto. Francesco, ne parlavamo prima, lo chiedo a te, credi che l'uscita di Amlili nel secondo tempo vi abbia agevolato, vi abbia dato superiorità numerica a centrocampo? Pensi sia stata questa un po' la chiave della partita? No, il mister lì ha cercato di giocare, diciamo, con 4-2-4, ha messo 4 attaccanti davanti, ha tentato il tutto per tutto. E forse senza un giocatore del genere a centrocampo, magari forse abbiamo fraseggiato, siamo stati bravi anche noi a fraseggiare meglio, e forse questo ha portato pure dei maggiori frutti per noi, sì. Quindi può essere stato un vantaggio, Cornacchini ha provato a vincere, però inconsapevolmente vi ha spianato la strada invece al successo. Vi ricordo che siamo in collegamento con l'attaccante della Cittanovese, Francesco Napolitano. Quello che ti chiedo, voi avete giocato già contro il Bari, la gara d'andata, rispetto al Bari della gara d'andata, hai visto una squadra in difficoltà o comunque diversa? No, a dir la verità, loro a me... all'andata sì, mi hanno impressionato, però noi abbiamo fatto bene anche lì il primo tempo. E forse, non lo so, il fattore casa. Ieri comunque ho visto una grandissima, loro hanno giocatori che fanno giocate che si vedono di altra scuola,
e credo che questo per loro comunque è stato un incidente di percorso che non diciamo che già dalla prossima loro, mi sembra con l'Igea, giusto? Sì, in casa con l'Igea. Già dalla prossima vedrete che si rifaranno per quanto mi riguarda. Sì. Hai scambiato la maglia con qualche giocatore del Bari? No. Ho salutato qualcuno, conosco Marfella che stava in primavera con me, il portiere. Sì. E Liguori. Infine ti chiedo, come vedi questo campionato? Credi che il Bari lo vincerà senza problemi oppure bisogna temere questa Turris? No, io credo che il Bari è nettamente superiore, no? Non me ne voglio la Turris, ma il Bari è superiore a tutte le altre squadre, assolutamente. Perfetto, e con questo io ti ringrazio, l'attaccante della Cittanovese Francesco Napolitano per essere intervenuto ai nostri microfoni. Francesco, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo, non solo per questo campionato, ma soprattutto per la tua carriera. Magari tra qualche anno ti vorremmo intervistare, magari parliamo di un Francesco Napolitano in un club più importante, con tutto il rispetto per la Cittanovese. Grazie a Francesco Napolitano. Grazie mille, crepi il lupo. Grazie a Francesco Napolitano. Luca, sei d'accordo, migliore in campo ieri? Assolutamente, sì, è stato in gamba, ha dimostrato di essere un giocatore secondo me importante dal punto di vista tecnico, e non sapevo questo fatto che venisse dal settore giovanile del Napoli, sì. De Laurentiis, non saranno stati particolarmente contenti ieri. Ma quando vedi un ragazzo che ti stoppa la palla e riesce a tenerla vicino al corpo, attaccata al corpo, là già capisci che tecnicamente ci siamo. E lui già l'ha dimostrato, infatti io non potevo conoscerlo, però quando ho visto i primi controlli di palla ho capito che era un giocatore da tenere sotto osservazione. Poi è riuscito a fare quella grande azione, bravissimo lui, l'abbiamo detto ieri, l'abbiamo ribadito oggi, un po' morbidi tra virgolette i difensori del Bari, però ha fatto una grandissima azione, ma anche durante tutta la partita si è fatto comunque valere, è un ragazzo comunque interessante. Leggo qualche altro messaggio, c'è Vito sulla nostra chat che ci scrive: scelte tecniche molto discutibili da parte di Cornacchini, atteggiamento mentale e fisico in netto calo da diverse partite, mi preoccupano le prossime trasferte se non verranno preparate nel modo giusto. A mio avviso serve un centrocampista di qualità, e a tal proposito vi faccio il nome di Gaetano del Napoli. Ahimè non abbiamo il miglior portiere under. Un saluto da Rimini, salutiamo Vito da Rimini. Luca, Gaetano del Napoli, se non sbaglio è un nome che venne fatto in estate. Sì, un nome che è stato fatto in estate, in primavera, un ragazzo molto giovane. Anche lui era nel giro della prima squadra nel ritiro estivo, adesso credo sia stato riaggregato alla primavera, non so se si allena con la prima squadra del Napoli. Un ragazzo di cui si parla bene, credo abbia anche un fratello che gioca. Che ruolo ha? No, è più un mediano, un regista, diciamo. Di qualità. Sì. Vabbè, servirebbe come il pane uno così al Bari, perché noi lo ribadiamo da un po', magari con un giocatore anche dei piedi buoni lì in mezzo a campo magari potrebbe migliorare anche la qualità del gioco del Bari, perché noi spesso ce la prendiamo giustamente con il mister, con Cornacchini, perché è lui che dirige l'orchestra, però lì se vai a posizionare un calciatore, faccio un esempio, il primo che mi viene in mente con tutte le dovuti paragoni e proporzioni, uno come Pizarro, non so se te lo ricordi, Pizarro che giocava nella Roma. Un calciatore così, se lo vai a collocare con quelle qualità nel centrocampo del Bari, ovviamente si alza il livello tecnico e di conseguenza la squadra giocherebbe anche meglio. Perché Bolzoni, bravissimo, ma non ha quelle qualità, Amlili, idem, Langella, non ne parliamo. Quindi comunque un calciatore del genere ci vuole. Però come diceva prima il radioascoltatore, pare che il Bari non prenderà nessuno, va bene, amen, però... A me può andare bene quest'anno, però l'anno prossimo la Serie C non lo puoi fare con questo centrocampo. No, assolutamente, bisogna prendere un giocatore, diciamo, senza scomodare Pizarro, alla Genevieve, diciamo, di quelli affrontati quest'anno. Intanto Gaetano, sì, confermo, gioca nella primavera del Napoli, quest'anno ha giocato più da trequartista che da regista, comunque è un giocatore molto molto tecnico. È un under, giusto? Sì.
Sì, è un classe 2000. Speriamo, insomma, vediamo un pochino. Alla fine sarebbe un'operazione fatta in casa, non difficilissima, ci sarebbe solo da parlare con la gente, quindi vedremo, per il momento è fantamercato. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata del lunedì di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani, domani puntata memorabile, stiamo pensando a una partita veramente, veramente particolare. A domani, Luca. Ciao Nicola, buona giornata a te, a domani con una nuova puntata di Tanto Non Capirai. Rinnovo quindi l'appuntamento domani alle 14 qui su Radio Biancorossa, la casa dei tifosi del Bari. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.